Ciao ragazze, bentornate su un nuovo video. Io sono Eliom. Oggi vi mostro come realizzare due splendide idee, ma tutto questo subito dopo la sigla. Eliom rende bella la tua casa. Cuscini, cestini, idee per le tue piante, idee di Natale e molto, molto altro ancora. Iscriviti subito al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Ah, e già che ci sei, seguimi su Instagram, è gratis! La primavera è vicina e se avete anche voi delle piantine rinchiuse in una piccola serra, sono sicura che non vedete l'ora di mettervi fuori in giardino o in terrazza a sistemarle e a renderle più belle di prima. Io oggi vi mostro come fare uno splendido portapiante in macramè, molto semplice e veloce da fare. Avete bisogno solo di tre corde. La lunghezza la decidete voi, in base a se volete un macramè corto o un macramè lungo. Non è necessario, ma se avete un anello in legno è un dettaglio molto piacevole da vedere. Una volta sistemata la parte sopra, dividete queste sei corde in tre gruppi e fateci un nodino. E ripetete la stessa cosa qualche centimetro più sotto. E poi nel giro di pochi ma veramente pochi minuti ho riempito la parte bassa del macramè con questi pezzettini di corda, ottenendo un effetto decorativo a zig zag. Ecco che abbiamo creato praticamente delle belle frangette. L'unica cosa che manca adesso è una bella piantina. E se vi fa piacere, perché no, pettinate anche un po' le puntine e voilà, il vostro super macramè è pronto! Allora ragazze, cosa ne dite? Vi piace? Facile, veloce e di grande effetto! Pronte per la seconda e nuova idea? Sì, ma prima ti ricordo, se non sei ancora iscritta a Instagram, puoi farlo subito. Ciao! Molto bene ragazze, ora rilassatevi. Lasciate che la vostra mente si liberi dai pensieri negativi. Abbandonate anima e corpo a questo nuovo DIY. Oh, sveglia ragazze, non potrò mica parlare tutto il tempo così, eh? Allora, dai, su! Sceglietevi una fodera del colore che più vi piace, ma soprattutto un'immagine presa da internet che vi dia emozioni. Stampatevela o semplicemente ricalcatevela come ho fatto io se avete un portatile. Cercate di essere più precise possibili. Una volta ottenuto il disegno, procuratevi una superficie molto liscia che potete tranquillamente graffiare. Io mi trovo benissimo con questa lastra di vetro ricavata da un quadro che non uso. Prima di passare al taglio, sempre con la matita, create una seconda linea a pochi millimetri di distanza dalla prima. Una volta fatto questo, senza assolutamente nessuna paura, prendete il vostro taglierino e iniziate a seguire la linea, tagliando piano piano, togliendo così la carta in più che non vi serve.
Posizionate il vostro disegno bene al centro della vostra federa, fissandolo con un po' di scotch. Se avete un gessetto, utilizzate quello. In alternativa, potete utilizzare qualsiasi altra polvere che abbiate, come il bicarbonato o della farina sporcato con un cotone. Potete vedere come ho trasferito con semplicità il disegno anche sulla federa. Questo passaggio non è necessario, ma per comodità ho voluto comprare queste due anelli, che non so assolutamente come si chiamano, ma sono utilissimi per tenere fissato ben steso il tessuto. Una volta sistemato, posizionato dove voglio, lo stringo semplicemente con un cacciavitino. Per avere un bel risultato dovete utilizzare un cordoncino abbastanza grosso, accompagnato allo stesso tempo con un ago dall'occhiello largo. Il punto da eseguire è assolutamente semplice, lo potete notare anche dalle immagini. Mi raccomando però, fate i punti della stessa misura, non uno più lungo o uno più corto, altrimenti spezzerete l'armonia di questo disegno. E continuerete così fino a che non avrete finito. Bene ragazze, vi lascio alle ultime immagini dove potete apprezzare il cuscino finito. Spero che questo video, come al solito, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui nei commenti, sapete che ci tengo tantissimo. Per chi non l'ha ancora fatto, ti invito a iscriverti al mio canale e a seguirmi su Instagram. Io vi aspetto tutte nel mio prossimo video. Un bacio, ciao ragazze! Dedicato a chi ancora si ama, ma sono lontani, a chi ha il cuore spezzato e continua a vivere di ricordi.